l'ennesimo Shaq per registrare questa scena arrivano anche da parte mia, anzi da parte nostra, gli auguri verso tutti i nostri utenti, tutti i nostri followers e anche tutti gli amici e collaboratori che quotidianamente fanno crescere questo Tutto Pisa. Di buone feste e un felice Natale a voi tutti. Un saluto, ciao ciao. Improvvisato ma sentito in questa occasione, questo primo Natale insieme, gli auguri anche da parte mia a tutti i nostri lettori, con l'augurio di un 2013 sereno e speriamo che in ambito sportivo ricco di soddisfazioni per il nostro Pisa, al quale non dobbiamo dimenticare di stare vicino nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti. Questo è il primo Natale che passiamo insieme e per questo io insieme a tutti i ragazzi del gruppo vi auguro un buon Natale e un felice anno. La speranza è che il 2013 porti tante soddisfazioni e colori di azzurri alla squadra, alla tifoseria e alla città. Sempre Forza Pisa, buon Natale. Anche la vostra Babba Natale con la felpa super giusta. Allora, per fare gli auguri a tutti i nostri lettori, a tutta Pisa e provincia, a tutti i tifosi del Pisa, alla squadra, al Pisa, a tutti, 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 ho imparato anche una piccola poesia. Eccola. Nel cielo brilla una stella speciale, vi porta l'augurio di Buon Natale. Auguroni! Un augurio da parte mia, da parte di Carlo Palotti e tutti gli utenti di Tutto Pisa. Tutto Pisa è nato da un progetto di Lorenzo Vannozzi qualche mese fa, è diventato realtà, è online da qualche mese, sta avendo un grande successo, quindi che dire, il 2012 sta finendo, quindi vi auguro intanto un buon Natale. Vi faccio gli auguri per un buon inizio di 2013 e niente, continuate a seguire.